Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di crafting. In questo tutorial andiamo a realizzare degli stampini per decorare della carta perfetta per i regali di Natale e li andremo a creare riciclando i tappi di sughero. Quindi, se vi interessa sapere come si fa, seguite questo tutorial. I materiali necessari sono semplicemente dei tappi di sughero, come questi, e vi consiglio di usare questi più grandi, quelli tipo dello spumante, e semplicemente un cutter oppure un taglierino, come questo. E vediamo subito come si fa. Prendiamo dei tappi di sughero e come vedete io utilizzo questi che sono molto molto grandi, quindi al di là della forma vera e propria, quindi che sia così oppure così, quindi più dritta, più affusolata, l'importante è proprio la grandezza della sezione del tappo. Ovviamente questo tipo di tappo fatto un po' diciamo a funghetto permette anche di avere più presa, quindi come vedete questo si crea come una sorta di pomello che vi permetterà di prendere meglio il vostro timbro. Quindi per cominciare prendete la vostra matita e andate a tracciare il vostro disegno sulla base del tappo. Io ho deciso di partire con un simbolo molto semplice da disegnare, ovvero una stella. E quindi vado semplicemente a tracciarla con la matita sul fondo del tappo, in questo modo. Su un altro tappo vado quindi a disegnare un cuore, in questo modo. Il passaggio che vado a fare ora, ovvero tracciare tutte le linee della matita con un pennarello indelebile nero, non lo dovete assolutamente fare, è solo un passaggio che faccio per esigenze di ripresa, per farvi vedere meglio. Ho disegnato anche questa forma, che è appunto una sorta di fiocco di neve, e quindi comincio a incidere il sughero del tappo utilizzando proprio il cutter. E io uso questo cutter al posto del taglierino perché la punta è molto più affilata e mi trovo molto meglio per questi lavori di precisione. Quindi semplicemente seguo le linee del mio disegno, come vedete, e vado ad incidere con una profondità di qualche millimetro. Incido quindi lungo tutte le linee del disegno. Dopo aver inciso lungo tutto il perimetro del disegno vado ad eliminare le parti di sughero che non servono. Quindi per eliminare le parti del sughero che non mi servono e far emergere il disegno semplicemente vado a tagliare in orizzontale, come vedete. Prima ho tagliato in verticale, ora inserisco invece il cutter orizzontale in questo modo. E quindi semplicemente si ritaglia la parte di sughero che non serve e si elimina in questo modo. Vado quindi a fare la stella esattamente come ho fatto il fiocco di neve, quindi semplicemente con il cutter incido tutto il perimetro del mio disegno in questo modo, praticando delle incisioni di all'incirca 3 o 4 mm. Come vedete appunto vado a incidere all'incirca 4 mm, massimo 5. E quindi procedo in questo modo lungo tutto il perimetro. Dopodiché, una volta inciso tutto il perimetro, vado a rimuovere le parti che non mi servono, come ho fatto prima, incidendo in maniera orizzontale. E faccio questa cosa per tutto il disegno in modo da far emergere la figura. Per ritagliare il cuore vi consiglio di incidere lungo tutto quanto il perimetro e poi praticare questi tagli
questi tagli, diciamo, verticali in questo modo, che vi aiuteranno a rimuovere piano piano i pezzi di sughero senza rimuovere tutto in una volta. Quindi dopodiché andate semplicemente a ritagliare in senso appunto orizzontale e vedete che la figura emerge da sola senza fatica. E questi sono i miei 3 stampini ricavati dai tappi di sughero. Ora vi faccio vedere come funzionano, quindi facciamo una prova prendendo un pochino di carta da pacchi, normalissima carta da pacchi marrone, e un po' di bianco acrilico. Lo stendo sulla figura, premo e voilà, ecco una stellina! Secondo me questi stampini funzionano molto bene, non li ho utilizzati con inchiostri ma soltanto con colori tipo acrilici o tempere, ovviamente molto diluiti. Se voi li utilizzerete con gli inchiostri o li avete già utilizzati con gli inchiostri, fatemi sapere come funzionano. Proviamo anche il fiocco di neve, visto che siamo vicini a Natale e potrebbe servirci per decorare delle carte per fare i pacchettini dei regali di Natale. Come vedete funziona benissimo e infatti ho deciso di decorare questa semplice carta da pacchi con fiocchi di neve e stelline. E questo è il risultato, io la trovo adorabile, la utilizzerò sicuramente per i pacchetti di Natale. Questa invece è una carta decorata con un motivo di cuoricini. E questa è la mia preferita per il Natale, ovvero una carta da pacchi blu decorata con i fiocchi di neve bianchi e poi dei pois bianchi fatti con l'uniposca. Bene ragazzi, questo è il risultato delle carte decorate con gli stampini fatti riciclando i tappi delle bottiglie. Quindi se questa idea vi è piaciuta lasciate dei pollici in su, fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete già provata, se questa idea vi piace, se vi sembra utile. Quindi lasciatemi dei pollici in su, dei commenti qua sotto e noi ci vediamo nel mio prossimo tutorial di crafting tutte le settimane qui sul mio canale. Un bacione, ciao! Ricordati di iscriverti al canale e condividere i video su tutti i tuoi socials. Clicca qua sotto per vedere altri video.